lo chiama intruso e sui social illustra ogni momento. Dalle cure alla diagnosi, dai progressi ai giorni no. Così Caroline Smith ha deciso di vivere la sua battaglia contro il cancro al seno. Rimanendo positiva e raccontando tutto ai suoi fan in modo che anche altre donne facciano altrettanto. Ne va della sensibilizzazione sul tema. E poi la nota coreografa trae grande forza dal suo pubblico, da tutti quelli che si rivolgono a lei per avere consigli e sostegno. Suo marito, Ernestino Michielotto, è sempre al suo fianco. La incoraggia e la sostiene, ma anche l'affetto dei fan ha un certo peso. La presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle, poi, c'è già passata. Quel maledetto cancro l'ha già sconfitto una volta, e già in quell'occasione, aveva raccontato la malattia giorno dopo giorno. Battaglia vinta. Caroline, cancro, zero. Una notizia, questa, che ovviamente la Smith aveva dato con entusiasmo, ma da qualche mese l'intruso è tornato, e Caroline si è detta pronta ad affrontare di nuovo tutto con energia e positività per il futuro. Continua dopo la foto, e anche stavolta aggiorna i fan su tutto. Anche la Smith, però, è aggiornata su quello che accade intorno, e nei giorni scorsi non ha mancato di intervenire sulla vicenda, che vede al centro delle polemiche Eleonora Brigliadori, e che ha fatto tanto scalpore. In breve la Rai ha deciso di escludere la Brigliadori da Pechino Express per quella frase shock su Nadia Toffa. Che come la Smith sta combattendo contro un brutto male. Chi è causa del suo male, pianga se stesso, ha scritto di Nadia l'attrice, che si dichiara da tempo contro la chemioterapia e le cure tradizionali. Continua dopo la foto, arrivata la decisione della Rai sull'esclusione della Brigliadori. Caroline è intervenuta sul Corriere della Sera. Mi sono sentita molto protetta dalla Rai, e sono orgogliosa di lavorare in un'azienda in cui si ragiona così. La Rai mi ha tutelata da chi poteva mandare messaggi sbagliati, non tanto a me, che sono forte, ma a tante donne che, forse, lo sono meno. Eleonora Brigliadori dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza prima di parlare. Continua dopo la foto, a parte, ora la coreografa è tornata sui social con un filmato per avvisare i fan di doversi sottoporre a un esame che le rivelerà se l'intruso è sparito o meno. Ovviamente è molto agitata nel video condiviso su Instagram in cui sta per entrare in ospedale. Buongiorno a tutti, commenta sotto al video giornata importante. Questa mattina faccio il PET con il contrasto. Verifichiamo la mia situazione con l'intruso. Speriamo bene. Pioggia di commenti. I fan fanno tutti il tifo per lei. Forza Caroline!